Quest'opera è nata, è un fatto che sottolineavo anche nel corso dell'incontro, che sono stata molto orgogliosa di scriverla perché fa parte di una collana della casa editrice Gea della Bocconi Milano, che tra le presentando delle storie delle aziende ha individuato nella Natuzzi l'unica meridionale, uno degli esempi di media azienda del quarto capitalismo che è stata capace di dare non solo a questo territorio e al Murgiano e all'Italia meridionale, ma a tutta l'Italia in una fase di crisi della grande azienda pubblica, di permettere l'espansione italiana attraverso l'esportazione. La storia della Natuzzi è la storia di un territorio, è la storia di un'esperienza decisiva anche per l'economia italiana, da tenere presente in questa fase di crisi, quindi anche di sostenere fortemente a livello italiano, perché non si trascura, questa azienda ha svolto un ruolo importante nell'esportazione. A livello nazionale, quindi anche nazionale. Ecco, ha trovato delle difficoltà nella sua ricerca? Quanto è durata? Dunque, io sono storica, quindi abituata anche con fonti del passato, cioè nel passato aziende del 700, dell'800, quindi per me è stata la prima esperienza di un'azienda contemporanea e mi sono avvalsa di fonti diverse, quelle aziendali e poi gli studi diversi che ci sono stati su questa realtà. Natuzzi, un divano a Wall Street, questa sera è stato presentato questo libro qui nello showroom dell'azienda, un libro che parla di una storia di un territorio. Questo la inorgoglisce? Certamente mi appaga, ma più che appagarmi mi ha emozionato. Quando ho partecipato alla presentazione del libro 2 settimane fa, credo, era alla biblioteca di Matera, mi sono emozionato nel vedere come degli studiosi che non hanno nessun tipo di relazione praticamente con la nostra azienda, che hanno studiato, letto ed interpretato il libro scritto dalla dottoressa Sinisi, hanno dato una loro interpretazione su quello che è stato il fenomeno Natuzzi praticamente nel territorio murgiano. E l'attenzione con il quale loro hanno saputo raccontare intanto mi ha portato un po' indietro nella storia e quindi mi ha generato in me delle emozioni e quindi ho pensato di invitarli per replicare questa esperienza che io ho vissuto affinché potessero anche viverla i miei collaboratori e questo è stato lo scopo della serata. Ha intenzione di continuare con magari altri incontri? Come no, certo, ma dobbiamo necessariamente dare continuità a quanto è stato fatto questa sera, anche per portare a conoscenza i nostri stessi collaboratori, che siamo in tanti, siamo oltre 3.000 persone, e comunicare con 3.000 persone non è una cosa semplice, ma bisogna comunicare anche con le loro famiglie, bisogna comunicare anche con le istituzioni, bisogna comunicare con le cittadinanze dei territori dove noi operiamo, affinché tutti comprendano l'importanza del ruolo che la Natuzzi ha svolto sul territorio e del ruolo che potrà svolgere, affinché poi tutti ci animiamo di buona volontà e seppure dare un contributo, anche una parola di incoraggiamento può aiutare a superare un momento di crisi che effettivamente noi tutti conosciamo. Lei ha parlato di fiducia questa sera, sì. Ha parlato di grande fiducia per il prossimo futuro. Io ho fiducia con i risultati che noi sapremo dare all'interno della nostra azienda, con l'impegno di tutti coloro i quali, di tutte le collaboratrici e i collaboratori e con la collaborazione evidentemente dei sindacati fondamentale in tutto quanto questo e delle istituzioni e della politica, troveremo sicuramente la formula di sostenere i nuovi progetti, le nuove strategie che io ho delineato e già presentato alla Fiera di Colonia a gennaio e anche alla Fiera di aprile a Milano. Attraverso il sostegno di noi tutti, noi possiamo riuscire a dare ripresa praticamente alle vendite e quindi all'occupazione sul territorio.